tutti amici belli. Questo è un nuovo video in collaborazione con il negozio Amazon Baban che vi lascerò in descrizione. Andate a vedere la loro vetrina perché ho già provato altri prodotti di questa marca e mi sono sempre trovata molto bene. Se volete poi farò anche un video al riguardo monotematico. In questo caso invece mi hanno inviato questo tagliaverdure che cercavo da tanto tempo, perché io ne ho un altro che è di quelli che tagliano a dadini, ma non ne avevo uno funzionale che mi tagliasse le verdure in modo fino, visto che l'altro ha un pezzo qui che blocca le verdure, insomma è molto scomodo. Questo penso che risolverà parecchio la mia vita, in quanto mi piace sminuzzare le verdure mano a mano, visto che ogni tanto mi affetto qualcosa. Non è molto carino, ok? Come tutte le volte, il link a questo prodotto lo troverete in descrizione. Adesso andiamo ad aprirlo insieme. Ancora non l'ho mai provato, non ho neanche aperto la scatola, quindi sarà una prova in diretta insieme a voi. Per prima cosa andiamo a vedere che cosa c'è nella scatola. Levo di mezzo la scatola, mettiamo qui adesso, e questo è il prodotto. Allora, mi piace sempre trovare il pluriball, oltre perché perdo infinito tempo a fare così, ma anche perché vuol dire che il prodotto è al sicuro e viene senza danni. Allora andiamo ad aprire. All'interno troviamo tutti quanti gli accessori. Allora, tutto in pluriball, la mia gioia. Questo è il grip da attaccare, vedete, infilzare la verdura, per infilzare la verdura e poi fare così senza tagliarsi le mani. Mi è successo e questa cosa è molto utile. Oh, poi ti danno anche, che cosa bellissima, una piccola scatolina che contiene tutte le lame, in modo che tu la metti vicino così dentro la dispensa e ogni volta che te ne serve una la togli. Ce ne entrano 4, la quinta rimane attaccata qui. Allora andiamo a vedere le lame singolarmente, poi adesso andremo tutto quanto mano a mano a vedere che cosa farà. Queste sono simili, però praticamente una è più larga, come vedete, una un po' più stretta. Poi c'è la lama classica che taglia a rondelle, una lama per tagliare a zig zag e un'altra sempre per tagliare le rondelle, ma più stretta rispetto a quella che abbiamo visto all'inizio. Ok, adesso ho le verdure pronte, ho tutti gli accessori, andiamo a vedere come taglia questo strumento. Ho già inserito la lama da 1,5 mm e proviamo con questa bellissima melanzana che io non avevo mai visto, sinceramente, ho sempre usato quelle oblunghe. Taglierò un'estremità e andiamo a vedere come funziona. Faccio tutto con la stessa zucchina, così almeno vediamo le varie differenze. Andiamo ad aprire. Eccole qua, vedete? Questo quasi trasparente, lo sa perché cosa potrebbe essere molto utile? Per le maschere di bellezza, per tagliare i cetrioli o per tagliare il limone o a seconda, insomma, di quello che ci serve. Vedete, si vede in trasparenza la mia mano. Molto bello, molto bene. Quindi, allora, dato che userò solo questa, togliamo questa decorazione fantastica, così mettiamo bene a confronto. Passiamo alla seconda lama. Seconda lama, facciamo la stessa, cioè nel senso lo stesso principio, diciamo, ma più grande. In questo caso è di 2,5 mm, lo vedete anche riportato qui dietro. Inseriamo la zucchina, tagliamo sempre due fette, andiamo a vedere. Ok, allora, decisamente più spesso, certo, ancora no, la trasparenza l'hanno persa, vedete, questa è la grandezza. Mettiamola a confronto con quella precedente, ecco
ecco qui che vedete la differenza di un centimetro, di un millimetro, scusate. Quindi anche questa la mettiamo qui. Adesso proviamo la terza lama, cambiamo stile e utilizziamo questa a zigzag. Tagliamo sempre due fette. Che cosa è successo? È successo qualcosa che non va. Penso di aver anche capito cosa. Allora, aspettate un attimo che facciamo una cosa. Allora, che cosa fantastica! Allora, questa lama non serve per fare questo, ma serve per fare questo. Non so se ve le ricordate, ok, adesso è venuta male, non so se vi ricordate però le patatine che erano al McDonald's un po' di tempo fa, che erano fatte tipo asterisco per dirvi, e fritte sono una cosa buonissima, cioè le adoro, e perché praticamente si fanno tutte crosticine, a me piace un po' il croccantino, e con questa questo taglio diciamo viene. Adesso vi faccio vedere come credo di aver capito si faccia. Allora vediamo, vedete che la lama taglia la verdura in un senso, voi basta che prendete quel senso, lo rigirate e ecco che vi viene. E che cacchio, che vi viene questo effetto qui, che secondo me con la patata, che è un po' più compatta, viene benissimo, ragazzi, adoro, cioè è fantastico. Allora, quindi ricapitolando, la prima fetta viene così, se volete, solamente che se continuate a tagliarla così, diciamo che purtroppo, cioè nel senso, io speravo si potessero anche fare le patatine solo ondulate, a quanto pare però no, perché quando poi ripassate nello stesso senso vi vengono queste julienne praticamente. Invece se lo girate nel senso opposto avrete questo. Mettiamolo qui, andiamo a vedere che succede con le prossime lame. Maledizione, e raccogliamo dopo? No, la raccogliamo adesso. Pavimento pulito, eccola qui. Quindi andiamo a vedere invece questa lama che cosa fa. Io adesso penso di dover tagliare, però vediamo che succede con questa nuova lama. Ok, questa è proprio per la julienne. Ok, vedete? Lascia la zucchina così e fa queste questi bastoncini, questa julienne che è suicidata una cipolla. Vedete? E adesso andiamo a provare la stessa lama, ma con i fori più piccolini. Non voglio neanche pensare questa per pulirla dopo. Mettiamo in posizione, mettiamo il traffarino. Adesso questa, la prima verrà male perché ci sono ancora i solchi di prima, ma andiamo a vedere adesso, vedete, andiamo a vedere il risultato, e questi sono più fini rispetto agli altri. Ok, vediamo. Questo è il risultato, e mettiamo a confronto quella fatta adesso con quella fatta precedentemente, cioè questa. Vedete la differenza di grandezza? Questa è molto più grande e questa è più fina, quindi a seconda di quello che volete fare, da mettere in un'insalata per esempio, magari suggerisco questo. Se volete fare dei cestini, suggerisco quest'altro. Quindi adesso, ricapitolando, andiamo a vedere che cosa ha prodotto questo tagliaverdure.
delle rondelle più piccole da 1,5 mm, 2,5 mm, un effetto bucherellato, diciamo, la julienne grande, la julienne piccola. Quindi bellissimo prodotto, funziona benissimo. Io adesso però devo scoprire se si possono fare queste, perché altrimenti non ci dormo questa notte. Allora, quindi adesso andiamo a vedere come usare il proteggi dita, perché stiamo arrivando alla fine della zucchina. Allora, io le infilzo, vedete, con questi chiodini, così. Ecco. E adesso ho le mani protette, in modo che non mi succede niente. Adesso andiamo a prendere l'altra lama, così almeno facciamo un test per vedere se riusciamo a fare delle patate sulla zig zag, delle patate, delle zucchine in questo caso. Ok, quindi tira una, tira due nello stesso senso, tira tre nello stesso senso, tira quattro nello stesso senso e vediamo che succede. Ah sì, vedete, in realtà si può fare lo stesso. Sì, ho un po' spattucchiettata. No, allora aspettate, però adesso c'è anche da dire che era un po' disastrata da quello precedente, quindi adesso lo buttiamo. Ok, adesso è solo così. La prima la tagliamo così. Vedete? Non c'è rischio che io mi tagli, come succede? Succede. No, allora io vi consiglio di utilizzare questa lama più per fare questo, che però a quanto pare è possibile, ma piuttosto per fare questo. Perché come vedete è più la zucchina che buttate piuttosto che quella che mangiate. Allora, io può darsi che stia sbagliando qualcosa, perché è un prodotto che ho appena provato, quindi non ho idea se questo sia il procedimento giusto. Se voi lo sapete, perché lo avete già a casa o ne avete uno simile, fatemi sapere nei commenti come effettivamente funziona questa lama. In qualsiasi caso io l'ho comprata perché mi piaceva troppo l'idea di poter fare questo effetto qui, quindi per me è un acquisto comunque molto gradito. Allora adesso io vorrei provare insieme a voi a fare un piccolo piatto, una cosa carina da fare questa sera, che quindi non cuocerò adesso, e fare una piccola rosellina, insomma, di queste di tutte verdure tagliate abbastanza finemente, forse meglio questo, e messo a rosa e messo in forno. Adesso quindi andiamo a vedere, andiamo a tagliare tutte le verdure che voglio mettere all'interno di questo piatto. Andiamo a prendere la lama da 2,5, che non è questa ma è questa. Ragazzi, che macello c'è, scusatemi, nei miei video sarò ben poco precisa nella mia vita, in generale non lo sono, quindi non vedo perché dovrei esserlo nei miei video. Finiamo questa povera zucchina, l'abbiamo maltrattato. Questo è sbagliato? Questo è quello giusto. L'abbiamo maltrattato, andiamo a vedere un attimo come va. Allora, praticamente quando il prodotto, quando arriva, non taglia più, è intelligentissima questa cosa. Voi premete con questo aggeggio qui, l'ortaggio scende e voi potete continuare a tagliarlo tranquillamente, sempre senza tagliarvi le dita. Quindi, considerazioni finali. Allora, mi piace tantissimo, è un prodotto che sicuramente mi sarà utile durante le mie ricette, perché chi non vorrebbe uno sminuzzatore senza stare lì a tagliare a mano, anche perché io non ho tutte queste grandi doti manuali nel taglio soprattutto, e finisco per tagliarmi o per fare tutte fette di diverse dimensioni che poi dopo si cuociono in modi diversi e che quindi fanno abbastanza schifo. Quindi
prodotto indispensabile in cucina ad un prezzo abbastanza ridotto, quindi neanche vi dovete fare un mutuo per prenderlo e per semplificarvi la vita, ve lo consiglio sicuramente. Vi ricordo che il link è in descrizione, andate a controllare. Se vi interessa, interessano questi tipi di video, vi posso far vedere altri prodotti che ho già a casa o le altre collaborazioni che ho fatto con questa azienda in particolare, da cui, con cui mi trovo veramente bene. Ripeto, Babban si chiama. Quindi io vi saluto, vi chiedo di iscrivervi al mio canale e di lasciare magari un mi piace o un commentino per farmi sapere se questo video vi è piaciuto o per farmi capire come potrebbe funzionare l'altro strumento. Ditemi voi, insomma. E ciao ragazzi, di nuovo cambio di inquadratura perché in realtà avevo desistito nel fare una ricetta dopo aver tagliato le melanzane, che a quanto pare non erano proprio freschissime, quindi erano ipergommose e non si sono tagliate bene con il questo strumento qui. Allora, che ho fatto? Le ho tagliate, ho preso solo i pezzi buoni, cioè le coste, e le ho tagliate in questo modo, tolto il centro. E praticamente ho provato a fare questa composizione, che devo dire alla fine è anche carina, dove ho messo un letto di zucchine laterale e poi ho tagliato sempre con la lama da 2,5 mm la cipolla, e dopo aver fatto questo ho assemblato tutto quanto, quindi abbiamo detto un letto di zucchine intervallato da anelli di cipolla, coste delle melanzane, di nuovo cipolla, zucchine, melanzane, e ho fatto un piccolo fiorellino con le zucchine, così giusto per non lasciare il centro vuoto. Adesso, se volete vedere il risultato, seguitemi su Instagram e questa sera sicuramente lo posterò e vediamo se è approvato anche dal mio uomo, che non ama particolarmente le verdure, ma se le faccio in questi modi un po' strani di solito ce la faccio a farli mangiare. Quindi adesso è un po' presto per preparare la cena, però questa sera sicuramente vi farò vedere il risultato su Instagram. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e anche seguitemi su Instagram per rimanere sempre aggiornati anche su queste piccole ricette flash che mi vengono così, perché dovete sapere che io fino a un anno fa non mettevo neanche mai mano a un fornello e adesso sono diventata una cuoca provetta. No, non è vero, faccio sempre disastri come quello dei muffin, per chi mi segue già su Instagram. Comunque, bando alle ciance, se volete vedere il risultato seguitemi su Instagram, iscrivetevi al canale per sempre nuovi video. La ricetta è stata realizzata grazie al prodotto della Babban, che è questo tagliere che vabbè, insomma, avete visto durante tutto il video, e vi lascio il link in descrizione. E ciao a tutti, sperando di esservi stata utile.